Buongiorno e bentornati alle cronache. Oggi registriamo appena si è concluso il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula, che non è l'Ursula No, in, lo no. so, che è accanto ad Amenta solo virtualmente, ma Ursula von der Leyen, che ha appunto stamattina fatto in Parlamento, pronunciato davanti a Bruxelles, davanti al Parlamento, il discorso sullo Stato dell'Unione Europea, un discorso lungo o ampio, lungo nel senso di ricco di argomenti, di questioni, ovviamente partita dalla pandemia, ma poi non ha affrontato soltanto la questione la questione economica. Sia più strettamente inerente al recovery fund, come si chiamava all'inizio, ma anche Found, come va di moda, ah, found. found per strada, lost and found, lost and recovery found. ma più in generale anche al valore del mercato unico, al senso della concorrenza, ha richiamato i pilastri dello Stato sociale ma anche dello Stato di diritto, ha speso moltissime parole anche sui rischi della cultura e dell'odio, razzismo, xenofobia, ha chiamato anche in causa nel programma dell'Unione una legislazione, diciamo, a tutela degli LGBT. Ho scoperto io per mia ignoranza QI, ripeto, per mia ignoranza. Essere ignorante la Sireoni, figurati questi due sopra, mente stagna, su questa Insomma, QI che non è Q&A e non è no, non è QI, QE, no, quantitative easing, no, nemmeno. no, no, no. Che è? E non è nemmeno il quoziente No, intellettivo? no. Abbiamo scoperto No. che è queer, E che cos'è? queer and intersex. Ustia. Ustia, esatto. Cioè, ha parlato di tantissime cose, però ovviamente oggi noi vorremmo parlare invece appunto dei soldi, del programma di finanziamento per quella che lei ha detto non deve essere una reazione difensiva alla pandemia, ma una occasione di rilancio e innovazione dell'Unione Europea e delle sue strutture anche economiche e sociali. E per fare questo abbiamo invitato Alessandro Barbera, giornalista, una delle principali firme della stampa. Ciao Alessandro, che Ciao. stamattina ha firmato un pezzo sul quale vorremmo ritornare, proprio anche alla luce del discorso che è stato fatto sull'uso da parte dell'Italia di questi soldi anche per l'abbassamento del carico fiscale. Alessandro, la Ursula, mi piace chiamarla Ursula perché così Amenta pensa che sia quella. Io così sono, io sono rimasto a Ursula Andres, cioè non è che... Oppure, come aveva proposto Barbera, è anche Ursula la parte. La strega del mare, la Volevo strega mettere del mare. lo sfondo, ma non ci sono riuscito, non ho fatto a Però tempo. lo diciamo, volevi mettere Ursula, la protagonista cattiva del cartone animato della Sirenetta, ma noi parliamo di un'altra Ursula. E, insomma, ha detto tante cose, a mio avviso, anche abbastanza prevedibili, coerenti con l'idea attuale di Unione Europea, senza strappi, diciamo, rispetto al passato dell'Unione Europea. La tua opinione, e poi parliamo magari anche della questione fiscale. Sul discorso di Ursula? Sì. Quella seria? Vabbè, perché ora stiamo dicendo Ursula Andress, Quella che lavora. no, non è Ah, scusa, bello, no. non è bello Alessandro questo, cioè Hai insultare ragione, la mia hai fidanzata ragione. non va bene, andiamo avanti. Allora, ma mi pare che sia sostanzialmente un discorso coerente con quello che sapevamo, cioè ha spiegato quanto... Cerco di farla molto breve, perché queste cose lunghe poi non hanno molto senso. Cioè, secondo me Ursula ha spiegato, ha dato un po' i compiti a casa a tutti, perché ha spiegato essenzialmente, siccome si è resa conto che in giro per l'Europa, diciamo, non siamo gli unici
che sono convinti di poter spendere questi soldi un po' ad minchiam. Posso usare questa parola? Sì, insomma, non lo so. Cioè, no, vabbè, dopo non lo so, se vuoi venire qua, se ci hai preso per quelli da cui si va e si parla così, fallo, però sappi che è un, diciamo così. No, noi vorremmo citare l'immortale René Ferretti e dire a cazzo di cane. Quindi vabbè. No, io in realtà io vorrei citare invece l'opera omnia di Umberto Pasolini. E dire? Comunque. Umberto. Vabbè, andiamo. Poi su questo torniamo dopo. Dicevo, siccome c'è l'impressione che si vogliono spendere un po' i soldi ad minchiam, mi pare che Ursula abbia dato un po' i compiti a tutti, abbia spiegato quanto la commissione accetterà che verrà speso per ciascuno dei capitoli che loro pensano essenziali, quindi innovazione, ricerca, ambiente, eccetera, eccetera. Per noi è probabilmente la soluzione ai nostri problemi, perché mi pare di altrettanto aver capito che c'è stato un piccolo errore di impostazione da parte del governo, ha fatto svuotare i cassetti a tutti i ministeri, ciascun ministero ha detto quello che avrebbe voluto finanziare, abbiamo visto che dentro c'è di tutto, e adesso, grazie all'Europa, forse abbiamo una possibilità in più di restringere il campo e fermarci a quei 100-120 progetti che dovrebbero permetterci di usare, si dice, bene questi soldi. Uno dei modi, poi mi pare di capire, possiamo parlare più avanti, comunque uno dei modi buoni per spendere questi soldi, mi pare uno dei meno peggiori, è farlo per ridurre le tasse. E si può fare? Si può fare, sì. In teoria, o meglio, l'indicazione della commissione... Scusami Alessandro, ti interrompo. Io più che si può fare, direi si può credere e sperare. Esatto. O si può fare di più. Esatto. Allora, mettiamola si così. Si può fare... L'impressione è che in linea teorica i paesi nordici non vogliono in nessun modo usare questo debito comune per aumentare sostanzialmente il deficit. E quindi naturalmente se tu finanzi con il recovery una riduzione strutturale di tasse, significa che stai di fatto finanziando maggior deficit con debito comune. Se però queste riduzioni fiscali, questo inghippo che è stato trovato probabilmente con l'aiuto di Gentiloni per noi, se tu usi questi soldi per ridurre tasse, ma allo stesso tempo queste riduzioni di tasse sono funzionali a delle riforme, quindi l'eco bonus edilizio, l'incentivo ai pagamenti elettronici che da noi sono fra i meno usati in Europa, eccetera, allora in quel caso loro dicono queste riduzioni di tasse possono essere finanziate anche con lo strumento. Naturalmente questo è quello che ci dicono. Poi, concretamente, una volta che avremo presentato il progetto, bisognerà passare dalla Commissione e dal Consiglio, che dovrà in entrambi i casi vagliare il nostro piano. Sì, ecco, da questo punto di vista, verosimilmente, diciamo, prima di arrivare a quello step, ci sarà una lunga interlocuzione informale tra i servizi della Commissione e il governo italiano, in maniera tale da arrivare a presentare formalmente un piano su cui ci sia un accordo di massima, almeno normalmente si tenta di far così. Certo è che rispetto a quello che dicevi, siamo di fronte a un disegno che dal punto di vista teorico appare molto sensato. Io ti concedo di tagliare le tasse, però tu in cambio fai quelle riforme che non sei riuscito a fare. Esattamente. Tuttavia, questo è un po' il principio che ha retto le raccomandazioni specifiche per paese inviate in tutti gli ultimi anni dalla Commissione agli Stati membri, e in parte ha giustificato il ricorso alla flessibilità, per esempio nel 2016 collegandola al Jobs Act, ma in generale non è stato un meccanismo di grande successo. Ecco, non si può dire che questo scambio ti lascio fare deficit e in cambio tu metti in atto delle riforme che nel breve termine sono popolari, non si può dire che abbia realmente funzionato, perlomeno non sembra aver funzionato granché in Italia. Non so se sia quindi ragionevole aspettarsi che funzionerà adesso, seppure siamo in circostanze eccezionali e c'è la speranza che al governo ci sia questa consapevolezza. No, naturalmente, come al solito, tra dire e fare c'è di mezzo tanta roba. Cioè, proprio oggi vedo che andiamo con espressioni originali. Sì, sarà uno che... No. Ti passo la patata bollente, absit iniuria verbis, così. Per...
Vedete che io poi ho una domanda seria da farvi. Perché ovviamente quando abbiamo a che fare con l'Europa, lo scarto è fra quello che loro dicono di concederci di fare e quello che noi siamo effettivamente in grado di realizzare. Però, diciamo, ripeto, siccome ogni tanto bisogna anche, posso usare la parola ottimismo della volontà, bisogna avere un po' di ottimismo della volontà, si può scherzare, sì, un po' più alta com'è. Oggi soprattutto, dai. Oggi soprattutto. Allora forse, siccome la mia impressione è che l'Europa non ci concederà di aumentare il debito all'infinito, e a un certo punto si sveglieranno, anche se qualcuno in Italia non l'ha ancora capito, se per una volta l'Europa si in qualche modo ci concede di fare di utilizzare questi soldi comuni, che sono debito comune, per tagliare le nostre tasse, ma insomma, ho visto di peggio, ecco. Certo, però se il taglio delle tasse, se il taglio delle tasse è l'eco bonus strutturale, francamente io ho altre idee di taglio delle tasse. Lo so. No, perché è una forma di tassazione regressiva. No, invece io... No, però c'è anche l'industria 4.0, che invece è quello... Che è un altro modo di non tagliare le tasse e regalare soldi a qualcuno. Ma questo è un altro argomento. Cioè, per me il taglio delle tasse... Vabbè, ho capito, Menta, però... No, la flat tax non ce la fanno fare. Porca... Non ce la fanno fare. Non ce la fanno. Meglio il taglio delle tasse che la spesa improduttiva. Oggi le diciamo, vedi la Sileoni che è più costruttiva di te. Però non lo so, perché guardate che questa cosa dell'eco bonus è una stronzata bestiale. Cioè, voglio dire, meglio un po' di spesa improduttiva. Forse. No, è vero, però che l'altro giorno ho parlato con il mio amministratore di condominio che mi ha detto che ci sta provando, gli è già venuto il mal di testa. Esatto. A parte che non ci riuscirà nessuno. Perché bisogna fare tanti di quegli adempimenti che non sa da dove cominciare. La famosa semplificazione. No, invece io vorrei un attimo astrarmi dalle questioni economiche, perché ieri sera sono uscito, sono da cena con Mingardi, ho bevuto molto, sono fino a tardi, quindi già diciamo filosofeggio da stamattina. Di qui Ursula, diciamo. Di qui Ursula, no, esatto, che è un'amica che abbiamo incontrato ieri. Volevo un po', allora, nel leggere il discorso, io ho sempre questa impressione, no? Lo Stato dell'Unione è più, secondo me, un enunciato, è quasi un manifesto per le anime belle, va benissimo, cioè c'è l'ambiente, c'è l'inclusione, c'è una presa di posizione a favore del popolo bielorusso contro Lukashenko, però c'è in realtà uno scostamento abbastanza evidente fra quello che c'è dentro lo Stato dell'Unione e quello che molti paesi attraverso i loro elettori invece manifestano. Cioè, se io guardo oggi a quelle che sono le pulsioni principali della maggioranza in questo paese, cioè le persone che votano, non è che vedo proprio una grandissima concordanza di intenti con quello che sta scritto dentro questo discorso. E quindi l'Europa, da questo punto di vista, io la domanda che faccio a voi, che siete più intelligenti di me, a me sta benissimo così, perché per me il teorema del vincolo esterno, tu poco fa Alessandro hai detto, si è accorta che la gente andava un po' a cazzo di cane, si può permettere di dire questi sono i vincoli. Ecco, ma questo è frutto, e quindi tutto quello che c'è dentro il discorso, è frutto di un'effettiva mancanza di democraticità dell'Unione Europea e quindi di uno scollamento fra quelli che sono i desiderata del popolo che va a votare e invece questa tecnoburocrazia o politica distaccata dall'esigenza del voto, oppure davvero possiamo aspettarci che quello sia in qualche modo il sentimento della maggior parte degli europei? Perché a me davvero, a vedere la mia nazione, il mio popolo sovrano, visto che ci sono i sovranisti per ora, non sembra di rivedere quella direzione nello Stato dell'Unione. Ecco, questa è la domanda che vi faccio, perché a me fa sempre piuttosto impressione. Stai volando nell'iperuranio, diciamo. Vabbè, ma dico, ve l'ho detto ieri, ho cenato con Mingardi. Sei partito dalla cena con Mingardi per arrivare a una domanda molto complicata. Lo so, però tanto non è che cazzo abbiamo da fare, rispondiamo. Era per tenere botta con lo sfondo della Sileoni, per fare vedere che anch'io una volta ho visto un film complicato. Andiamo. Ma non comincio è io, vai, una, vai. Una commediola. L'Europa non è una cosa nata dal basso. Cioè, è inutile raccontarcela. Questa idea che l'Europa dei popoli, l'Europa è una cosa che si costruisce, non è una cosa che nasce dalla volontà di Amenta e dei danesi e di un suo amico finlandese. Cioè, purtroppo, come in tutte le cose, per costruire un sentimento europeo ci vuole qualcuno che dall'alto decida quali sono le priorità. Stiamo cercando di costruire un,
un governo dell'Europa dà delle priorità, le dà per tutti, come se fossimo uno Stato nazionale, come se il governo italiano decidesse di dire alle regioni come può spendere i suoi soldi. Io non sono scandalizzato, onestamente, non vedo questo grande scollamento, vedo il tentativo di costruire qualcosa di più importante. Se l'Europa adesso non fa questo salto di qualità, finché c'era solo la moneta, ci lamentavamo che c'era solo la moneta e non c'era la politica. Adesso c'è anche un po' di politica, la politica prevede che ci sia un presidente della Commissione che dà le indicazioni ai singoli stati nazionali. Serena. Alessandro ha detto la cosa più importante, cioè l'Europa è uno spazio istituzionale dove ci sono due istituzioni, il diritto europeo e il mercato europeo, che e sono state volute così appositamente, cioè in via funzionale alla costruzione di anche un'area, come dire, sociale europea, che è ovviamente una cosa molto più lunga da costruire per una popolazione che non era omogenea, non lo è ancora. Quindi che ci sia questa distanza è normale, ma è anche normale che l'Unione come istituzione, oggi rappresentata dalla von der Leyen, cerca di veicolare un messaggio di un'unione sempre più forte, e credo che ci possa riuscire molto più adesso di soltanto sei mesi fa. Cioè in fondo oggi essere sovranisti oggi, essere anti-europeisti oggi è un po' più difficile che di quanto non lo fosse stato solo a Natale scorso o anche a gennaio. D'altro canto è anche vero che lei stessa oggi nel discorso c'è un passaggio in cui ha rivelato la consapevolezza di questa distanza che dici, quando ha parlato dei paesi illiberali, diciamo, quindi ha parlato della Bielorussia, della Russia, e ha parlato dei diritti umani, delle violazioni da parte degli stati dei diritti umani, ha detto in maniera molto molto esplicita agli stati, diciamo, richiamando il fatto che gli stati nazionali si lamentano delle violazioni altrui dei diritti umani, si scandalizzano e via dicendo, li ha richiamati, e che l'Unione Europea dovrebbe fare qualcosa, gli ha detto molto, molto chiaramente, ha detto volentieri facciamo qualcosa, però il coraggio di fare qualcosa ce lo dovete avere voi per primi, chiedendo una modifica delle regole di approvazione interna all'Unione Europea, per cui le sanzioni agli stati per violazione dei diritti umani vanno fatte con voto a maggioranza qualificata. È una modifica, è una richiesta molto puntuale che richiama appunto gli stati che danno invece sono politicamente responsabili di fronte anche a quelle pulsioni che dici te, li richiama ai loro impegni se davvero vogliono che l'Unione Europea si impegni. Stagnaro. Ma che vuoi dire? Cioè, è vero quello che avete detto? Cioè, in qualche modo una delle conseguenze della pandemia è stata uno scarto, una discontinuità nel processo, diciamo, di evoluzione graduale dell'Unione, che ha fatto letteralmente un salto, e l'Unione emette titoli di debito comune e indirizza spesa comune, anche se la spesa, gli investimenti non saranno governati direttamente dal livello comunitario, ma saranno in qualche maniera affidati dal punto di vista dell'attuazione ai governi nazionali, ma è fisiologico che a questo corrisponda anche un maggior potere, quantomeno di indirizzo da parte dell'Unione. Il vincolo esterno non può che essere più pungente in un contesto in cui i finanziamenti non nascono da deroghe più o meno larghe ai vincoli nazionali, ma nascono da trasferimenti interni, che poi siano partite interne o che siano trasferimenti intertemporali. Poco conta, no? E tutto questo è fisiologico.
è anche però una grande incognita, perché appunto bisogna vedere come come concretamente funzionerà, e bisognerà vedere se la Commissione avrà la forza e la lucidità per resistere all'azzardo morale che inevitabilmente si viene a creare. È ovvio che in questo momento il tentativo da parte degli stati beneficiari degli aiuti sia un po' quello di, in particolare dell'Italia, che è quello diciamo, che si trova in una situazione per certi versi peggiore, sia un po' quello di approfittarsene e dire vabbè, comunque noi siamo too big to fail, quindi più di tanto non riuscirete a costringerci a fare cose che non vogliamo fare, o viceversa a impedirci di spendere i soldi come pare a noi. Le procedure non sono in realtà ancora chiaramente definite, quindi si tratta di vedere letteralmente nei giorni, nelle settimane, come che forma prenderanno e che efficacia avranno. Vabbè, a me resta sempre la sensazione che, quindi, compiuto il processo democratico, di maggiore democraticizzazione, diciamo, di maggiore partecipazione della popolazione poi alle istituzioni europee, ci discosteremo di più da questi manifesti così importanti. Io sono d'accordo con voi, la sensazione è che poi speriamo che questi processi poi e queste parole riescano a cambiare davvero le persone che poi si trovino a votare effettivamente andando a rispettare questi sono principi universali. A me stanno benissimo, però mi rendo conto che stanno bene a noi quattro, però a tanta altra gente con cui magari uno finisce col parlare non stanno così bene. Comunque, diciamo... Però scusa Carlo, tu sei siciliano, diciamo, io mi ritengo tale anche se sono cresciuto al nord, ma viva Dio, c'è qualcuno che decide che non dobbiamo buttare via sti soldi. Perché... Sì, no, ma io su questo, no, io non ne pongo un problema, devo dirti Ale, non ne faccio un problema tecnico sui soldi, credo che la grande funzione dell'Europa da questo punto di vista come vincolo esterno sia fondamentale, cioè per me dovrebbero commissariarci domani mattina. Devo dirti che il resto del discorso, cioè la parte più politica e meno tecnica, cioè su come spendere i soldi, continua a sembrarmi davvero distante da quello che io vedo in termini di pulsioni da parte di chi vota. Cioè il tema resta sempre poi quello della democrazia, il migliore, il peggiore degli strumenti possibili, cioè sono fatte per tutti gli altri, come diceva Churchill, cioè alla fine della fiera, della maggiore inclusione, del rispetto ai diritti, io ne vedo un po' pochino nei discorsi di quelli che sono i politici che probabilmente a oggi hanno la maggioranza del paese pur non avendola in Parlamento. Questo è chiaramente un problema, è giusto che lo faccia l'Unione Europea, però mi sembra che in qualche modo amplifichi questo scostamento tra l'istituzione Europa e i singoli stati, almeno a sentire l'uomo della strada, ma la banalizzo, va bene, però se il processo deve essere quello di riuscire poi in qualche modo, io non ho la soluzione chiaramente, però l'osservo ed è sempre qualcosa di cui mi preoccupo, cioè di trust the people, come diceva appunto Churchill, cioè riuscire a fare in modo che poi queste cose siano ciò che le persone davvero interiorizzano e davvero cercano, una società più inclusiva, una società nella quale ognuno abbia diritto a essere libero e così via. Non lo vedo, e questo discorso mi sembra in qualche passaggio davvero distante. Va bene a me, va bene a te, va bene a noi, ma noi rappresentiamo una minoranza davvero da riserva indiana. E quindi questo per me resta un problema dell'Unione Europea. Sono d'accordissimo che questo discorso va fatto così, che vanno dati i vincoli, a me sta benissimo, a me va bene il commissario, figurati, non è no, diciamo che per venirti incontro fa un po' ridere che la von der Leyen faccia tutti questi bei discorsi e poi abbia come primo beneficiario netto aiuti europei il paese più liberale d'Europa, che è l'Ungheria. Ecco, questo sì, su questo te la dico. No, ma il tema è... Ne convengo. E poi il tema è quello che diceva Serena, cioè il fatto che lei dica va fatta, ad esempio, la modifica di dare soldi a maggioranza qualificata proprio per evitare che questi paesi abbiano potere di veto e quindi si frappongano. Pensiamo alla Polonia, che è un altro esempio di posto che va sempre di più verso un sistema abbastanza illiberale. Cioè, la realtà appunto è quella, ma questa non la possiamo cambiare, su questo è perfettamente ragione, è bene che lei lo dica, ma la realtà è quella di un'istituzione sovranazionale, tecnica, calata dall'alto, che però in questo momento con i singoli popoli molto spesso ha poco a che fare, molto spesso, non sempre. Ecco, questo era quello che a me aveva suscitato in termini di riflessione il discorso, al di là di questo. Quindi io credo che possiamo ringraziare Alessandro per essere stato con noi e soprattutto per aver sopportato la cialtronaggine mia e di Stagnaro. Vorrei però ampiamente compensata. Spero di averne portato un po' anche io, diciamo. Assolutamente, non lo volevo anche dire, perché poi siamo onesti, cioè di fianco alla Sileoni non è che poi si vedono tutte queste differenze, cioè tutti no. Appartiamo tutti allo stesso gruppo, no? Alessandro, secondo me, non vede l'ora di tornare.
nella sì, cultura, quando volete, di fronte alla cultura, stavolta però, con l'entusiasmo, stavolta però, no, stavolta però con lo sfondo adeguato. Esatto. Attrezziamo. Ho solo Mao là dietro, dice Mao. Allora, di Mao sì, mettiamo un'altra puntata su Ursula. Ale, ecco. Ale, attrezziamoci con lo sfondo. Non è ecco. E a proposito sì, di sfondi, ecco, a proposito di sfondi, vai Stagnaro, scusami, perché no, dobbiamo, non dimentichiamo però lo sfondo attuale della Sileo. No, infatti, ecco, assegnare bravo. Un premio e lanciare un nuovo contest. Bravo, bravissimo. E il nuovo contest è naturalmente che... Ma che vince chi indovina lo sfondo della Sileone no, di scusami, oggi. Scusami, il gioco si chiama che minchia di sfondo è questo, il gioco è questo. Esatto. Avrà una rima, avrà la dedica di una rima. Devo dire, quello di ieri che a mente io come dire, non saremmo stati in grado di riconoscere neanche usando Google, qualcuno è stato in grado di riconoscerlo al volo. Perché voi siete snob e non avete fiducia nel popolo. No, noi anzi lo conosciamo il popolo, la differenza è questa. Trust the people. E quindi Enrico Tomassi, letteralmente pochi minuti dopo che il nostro video era andato online, è riuscito a riconoscere che lo sfondo veniva da, ora mi sento di dirlo e non credo di sbilanciarmi, dal capolavoro inarrivabile di Uberto Pasolini, che è Still Life, un film che non può mancare, non può dalla biblioteca di ciascuno di noi. Ale un pensa film che, sì. Ale, che pensa io credo che del quale... dopo l'insegnante va in collegio. Con le l'ho visto subito. Un film, credo, per il quale sarebbe giustificato un investimento pubblico anche a carico del recovery per inviarne a casa di ogni diciottenne una copia in DVD, Blu-ray. Scusa, Stagnaro, da fare vedere come l'Arancia Meccanica, con gli occhi così, per evitare che uno... Ma perché non facciamo fare alla Sileoni l'angolo della recensione? Una recensione a settimana di un film per gente... Ale. Ah, sai che per gente che ha fiducia, per gente che ha fiducia nell'opinione pubblica. Però Ale, scusa, secondo me dovremmo fare alla Sileone l'angolo la recensione dei film che scegliamo io e Stagnaro. Cioè, questo sarebbe la massima fusione tra elite e popolo. Questo. Tra l'altro restituiremo alla Sileone. Però se a quel punto tu la costringeresti a fare ogni settimana una commedia all'italiana degli anni 70. No, ma esatto, restituiremo alla Sileone gli anni 80, che esatto. Alla fine non possono mancare. E quindi, però, diciamo, Enrico Tomassi si è guadagnato la rima di oggi. E quindi, complimenti per la sua sileonica cultura, Enrico Tomassi, dell'articolo 16 ha provato di sapere prosa e sintassi. Bravo, bravissimo, Stagnaro. Il concorso va anche oggi. Che ho fatto anche io la rima, eh. Vai, vai. Perché in realtà il premio era una rima di tutti e tre. Ah, io ora la faccio subito. Vai. E non è stato lui l'unico che ha indovinato, eh? No, però lui è stato il primo. Ora, non è che il premio lo si dà a tutti quelli che passano, eh? Sì, però era per anticipare la mia. In tanti avete indovinato Still Life di Uberto Pasolini. Al prossimo premiato, anziché una rima, una cena con a mente affini. Stagnaro a casa resterà e una rima sul 16 penserà. Bellissimo. Yeah. Allora, io che non me l'ero preparata, vado così. Vi preoccupate perché vado a braccio, eh? Vado a braccio. Vai. E allora io dico bravo Enrico Tomassi e che lo sfondo della Sileoni non ci scassi. Abbraccio, ragazzi. Va bene, ringraziamo Alessandro, la cui reputazione abbiamo definitivamente distrutto, poverino, e lo ringraziamo ancora per essere stato con noi. E vabbè, poi ci rivediamo, tanto siamo sempre qua. Vi saluto. Ciao. Ciao. Ciao.